In questa circostanza, la mia idea iniziale era di sporgermi al di là di un orletto nella speranza di imbattermi in qualche orata, delle volte incrociano in questo punto. Non trovando nulla, pur sapendo di impugnare un fucile inadeguato, decido di proseguire e dare un'occhiata ad uno spacco che conosco da oltre 20 anni e che delle volte fa il sagro. L'inquilino c'è, per cui provvedo a ridimensionare il più possibile il mio fucile, una manovra che mi capita più volte di effettuare in immersione, per tentare un colpo in tane. È andata bene. Qui mi accingo a tentare un aspetto per identici. Facciamo trascorrere velocemente i secondi di vana attesa. Ecco Ed ecco materializzarsi un pesce diverso. Si tratta di un serra, una preda mai vista in questo punto e che per la prima volta ho voluto catturare. È stata la prima, ma anche l'ultima volta in cui sparo un serra. Le carni di questo pesce non rientrano nei miei gusti culinari. Altro posto, stesso obiettivo, cerco dentici e l'appostamento è conosciuto da una vita ormai. Da alcuni anni i pesci non compaiono più abitualmente dal largo come avveniva in passato, ma tendono a presentarsi alle mie spalle. Per cui, dopo alcuni secondi di attesa, rivolto verso la solita direzione, ruoto col corpo di 180 gradi per guardare alle mie spalle. E guarda caso, ecco identici. Prima di passare alla quarta ed ultima clip, vorrei fare qualche considerazione sulla pesca in caduta tramite dei semplici schemini. Questo, ad esempio, è il classico schema che io seguo quando spero di catturare qualche cerne in caduta. Cioè dire, scendo fino ad una distanza dal fondo che mi consenta di vedere i pesci al limite di visibilità, supponiamo ad esempio che ci siano 15 metri di visibilità. Giunto a questa quota, eseguo una planata di ricerca. E nel caso in cui avvistassi un pesce, proverei a cadere nella sua direzione per
provare a colpirlo e poi risalirei. Trattandosi di una tecnica che in situazioni ideali consente permanenza sul fondo di pochissimi secondi, erroneamente qualcuno ritiene che in caduta ci si possa spingere molto più giù che con altre tecniche, ma questo secondo me è sbagliato e spiego il perché. Se nella planata di ricerca tiro la mia apnea eccessivamente, può succedere che io effettivamente localizzi il pesce, ma non abbia l'autonomia sufficiente per poter coprire in caduta il tratto che mi separa da lui al fine di poterlo portare a tiro. In queste condizioni devo chiaramente salire senza poter tentare la cattura. Ma vedere un pescatore subacqueo in risalita spesso terrorizza le cernie, che di conseguenza si intanano, scomparendo nella propietane e arrendendosi imprendibili. Quindi io che faccio? Nei limiti del possibile cerco di non eseguire lunghe apnee in fase di ricerca e di risalire prima di localizzare un bel pesce ad una distanza che magari non riuscirei a coprire. Ciò significa interrompere l'azione di ricerca e cominciare la risalita ben prima rispetto a quando si farebbe in altre tecniche. Veniamo alla clip. Come da schema prefissato, eseguo una discesa fino ad una profondità che mi consente di vedere bene il fondo senza infastidire i pesci. Dopodiché plano alla ricerca di movimenti sospetti. Localizzo una cerniotta in penombra e tento una caduta nella sua direzione. Anche stavolta è andata bene, ma ovviamente non va sempre così.